sindacali. Che cosa vuol dire arrivare al 2018 e avere condizioni di lavoro che somigliano più a quelle del primo Novecento, almeno in termini numerici, contando i morti? Vuol dire che dal punto di vista di chi governa questo paese, di chi fa le leggi, di chi deve controllare se le regole del gioco vengono rispettate, non c'è un compito che viene assolto. Quando un imprenditore dice io tra il licenziare e il tagliare sulla sicurezza, taglio sulla sicurezza? Io dico che non bisogna tagliare sulla sicurezza e non bisogna licenziare. A questo punto, visto che siamo in periodo elettorale, è meglio una sinistra unita o divisa? È meglio una sinistra unita che abbia però una certezza sui suoi valori. La libertà e l'uguaglianza sono cose importanti. Grazie. Abbiamo qua il candidato presidente di sinistra per la Lombardia. Bravo, allora guarda. Massimo. Allora, visto che è un candidato, a questo punto le domando, innanzitutto parliamo un attimo della sinistra, no? Poi parliamo dei temi della manifestazione. Che sono più importanti. Ecco, allora, sinistra unita vuol dire anche avere la possibilità poi di difendere meglio i posti di lavoro, i lavoratori e la loro sicurezza sul posto, quando il posto c'è. Io ho fatto l'amministratore locale per parecchi decenni, prima come sindaco, poi come consigliere provinciale, ho vissuto nel territorio, ho vissuto del mio lavoro e quindi so come è prezioso lavorare tutti assieme per arrivare a un obiettivo. Questo ci proponiamo anche in queste condizioni molto complicate, perché poi bisogna essere, come dire, in due, in 20, in 2000 per lavorare assieme. Quindi... Posso chiedere a questo proposito, visto di si parla di lavorare insieme, quando si va sul lavoro e poi si rischia di non tornare più a casa e siamo nel 2018, non all'inizio del Novecento, lei come uomo, come politico, che cosa pensa? Ma purtroppo è una costante che non dobbiamo e non possiamo ricordarci solo nei giorni del lutto. Mi ricordo proprio lo stesso, stiamo arrivando in prefettura, in provincia, nel 2010 fummo travolti da un'altra strage sul lavoro, quella dell'Eureco a Paderno, rimasta senza colpevoli puniti. Abbiamo fatto delle battaglie per dire che in Milano internazionale bisognerebbe occuparsi anche di quanti morti dipendenti da quelli che hanno lavorato con l'amianto ci sono ogni anno. Oggi siamo ancora qui e quindi viene da chiedersi innanzitutto misure preventive e misure consuntive. Bisogna triplicare gli stanziamenti per gli ispettori del lavoro e magari recuperare qualche cosa di concreto dalla corruzione che continua ad andare avanti. A livello consuntivo, nel rispetto delle indagini in corso, dei morti, delle famiglie, dei lavoratori interessati, se le statistiche e la realtà ci dicono 13.000 morti in 10 anni, è una carneficina, molti sono in Lombardia, per dare un esempio positivo bisognerebbe dire anche quanti colpevoli sono stati puniti rispetto a una situazione in cui chi va a lavorare la mattina ha diritto la sera a tornare a casa sua e non a non tornare mai più facendo il suo dovere e faticando tutti i giorni. Questo lo deve uno Stato civile che si ricorda che la Costituzione è sempre vigente, non solo nei dì di festa. Dove la trovano sulla scheda? No, noi abbiamo presentato Sinistra in Lombardia e io sono il candidato presidente. Nome e cognome? Massimo Gatti. Massimo Gatti. Grazie.